Gesù sta dicendo che per la prima volta in questa sinagoga è entrato il vero sabato, perché il vero sabato non è il giorno, ma è Gesù. Lui è entrato nella sinagoga e ha detto: dite se quest'uomo può essere guarito ora che è arrivato il suo sabato. Il suo sabato. Gesù è lo Shabbat vero. Gesù è il riposo. Venite a me voi che siete tutti aggravati, afflitti. Venite a me, io sono il sabato. Io sono lo Shabbat Shalom. Io sono il vero riposo. Chi viene in me è entrato nel riposo. Ed è per questo che è buono e bello quando i fratelli si dimorano insieme. E bisogna correre nell'adunanza, perché non c'è un giorno di festa dove dobbiamo andare perché è il giorno del Signore. Nessuno si illuda. Forse alcuni di voi saranno delusi da quello che vi dico, ma oggi non è il giorno del Signore. La domenica non è il giorno del Signore. Il giorno del Signore è il giorno che ci ha permesso di entrare nel suo riposo. Siamo nel giorno del Signore. Domani è il giorno del Signore. È lunedì, il più pesante, ma siamo nel giorno del Signore. È martedì, è ancora sabato, perché sabato è Gesù. È così mercoledì, è così giovedì, è così venerdì. Siamo in Cristo, alleluia. E questi digrignano i denti perché sta guastando pure quel giorno di festa che avevano. Gesù sta dicendo a questi farisei: voi vi lusingate per un giorno a settimana di piacere a Dio. E io vi dico che oggi il vero sabato è entrato in questa sinagoga. E voi mi dovete dire se quest'uomo può essere guarito nel giorno di sabato che sono io. Alleluia. Signore, dacci la consapevolezza di aver afferrato finalmente questo sabato. Ci sono credenti che ancora oggi dicono: la domenica è il giorno del Signore. Basta. Tutto è del Signore. Tutto è del Signore. Gesù darà una spiegazione sul sabato in un solo verso. Incredibile dono della sintesi che ha Gesù. Non è l'uomo che è stato fatto per il sabato, virgola, seconda sessione, è il sabato che è stato fatto per l'uomo. E con questa frase Gesù sta dicendo: sono stato fatto per l'uomo, sono il dono che Dio ha dato per gli uomini. Gesù sta dicendo: non mi avete creato voi, io non sono una vostra idea, io non sono la tua opinione. Io credo in Gesù, bene, ma io non sono l'idea che tu ti sei fatto. Non è il sabato che è stato fatto per l'uomo, quindi l'uomo, no, l'uomo fatto per il sabato. Quindi ad un certo punto si crea l'idea di aver creato una divinità. No, io sono il sabato e il riposo, io, il dono che Dio ha fatto per l'uomo.